Grande successo per l'ormai tradizionale appuntamento con il fashion e la moda, ma anche per la qualità della manifestazione, diventata una delle più importanti sfilate live in Italia. Nonostante il freddo e l'umidità per il Grande File delle Stelle, organizzato dalla CNA di Pesaro e Urbino per promuovere il settore del tessile e abbigliamento, è approdato per la prima volta in 12 anni nella città ducale. La sfilata è stata salutata da una piazza entusiasta ed attenta. Le modelle e i modelli di ogni nazionalità sul palco, con i migliori capi di ditte esclusivamente marchigiani. In un'edizione dedicata agli abiti da donna, agli accessori, alla moda mare, alle calzature, sono stati tanti i protagonisti della manifestazione. Un cast di eccezione, tra cui personaggi del mondo dello spettacolo, a partire dalle modelle Justin Matera ed Elena Morali, poi l'ex campionessa olimpica Valentina Vezzali e la simpatica Iena, autore di scoop e inchieste del popolare programma Mediaset Filippo Roma. Ad allietare la serata nella piazza della città patrimonio UNESCO la performance vocale di Ludovica Gasparri. Non sono mancati inoltre momenti istituzionali sul palco della moda per premiare l'astrofisica urbinate Marika Branchesi. Siamo tutti insieme appassionatamente, ma per una motivazione stellare. Conferendogli non solo riconoscimento come ambasciatrice della città di Urbino nel mondo, ma anche quello di CNA Idee in Moda 2018. Marika Branchesi per la sua capacità di saper guardare l'universo e scoprirne i suoi misteri, tanto le sue bellezze. Soddisfatto il segretario nonché patron dell'iniziativa Bordoni nel portare una manifestazione di grande spessore nella città di Urbino. Un progetto che è fortemente riuscito, portate anche il Made in Italy fuori dall'Italia. Sì, è un progetto che ormai ha rilevanza nazionale ed internazionale. Il prossimo ottobre saremo alla 11ª edizione di Moda Italia Minsk, che nasce appunto da CNA Idee in Moda e ci ha dato l'opportunità di far conoscere i nostri brand in Italia e all'estero. Siamo soddisfatti di questo, un duro lavoro ripagato, ma soprattutto la meritata visibilità ad artigiani micro, piccoli e medi imprenditori che sono il vero cuore pulsante della nostra economia e che noi con questi progetti dobbiamo e abbiamo l'obbligo, ma io dico anche la soddisfazione di dare visibilità e rappresentare.